Nel 1861 il neonato Regno d'Italia conta 22 milioni di abitanti. Ad un nord che si proietta verso l'Europa e si avvia verso lo sviluppo industriale, corrisponde un sud arcaico e premoderno. Afflitto ancora da malattie come la pellagra e la malaria, è caratterizzato da un'economia prevalentemente agricola. Il 70% della popolazione vive sulla terra e della terra, in condizioni arcaiche di autoconsumo. L'assenza totale o quasi di ferrovie, le strade poche e malandate, il terreno prevalentemente montuoso fanno sì che il commercio e gli scambi siano scarsi e senza alcun collegamento con i mercati nazionali. Accanto all'agricoltura, l'attività prevalente è l'allevamento del bestiame e la pastorizia. Non è ancora diffusa una lingua nazionale e la popolazione è quasi per l'80% analfabeta. Il malcontento contro lo Stato unitario provoca fenomeni di protesta come il brigantaggio. È stato creato lo Stato italiano, ma non esiste ancora una società italiana. La destra storica, il governo cioè dei moderati eredi della migliore tradizione del liberalismo cavurriano, rimane al potere dal 1861 al 1876. Di essa fanno parte uomini di alte qualità intellettuali, politiche e morali come Quintino Sella, Bettino Ricasoli e Marco Minghetti. I problemi che deve affrontare sono molti e complessi, ma la sua azione, anziché risolverli, li aggrava. Si accentuano gli squilibri tra nord e sud, nasce la cosiddetta questione meridionale. Nelle regioni settentrionali, invece, l'industria ha raggiunto un notevole sviluppo e guarda ai mercati europei. Una borghesia attiva e vivace intensifica la produzione industriale e sviluppa i propri commerci. Fenomeni massicci di urbanesimo fanno sì che masse di contadini abbandonino i campi e si trasferiscano nelle città che si ingrandiscono con conseguenti problemi di convivenza tra categorie operaie e borghesia emergente. Così, alle periferie delle grandi città sorgono grandi agglomerati urbani intorno a grandi fabbriche, soprattutto nel campo tessile, meccanico e siderurgico. Nel 1876 ha inizio la seconda rivoluzione industriale che innesca una serie di conflitti sociali. Nascono le prime ideologie socialiste. Si costituiscono le prime leghe operaie. Nel 1892, al congresso di Genova, i socialisti di Turati fondano il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, che 3 anni dopo, nel 1895, al congresso di Parma assume definitivamente il nome di Partito Socialista Italiano. Nasce nel 1896 l'Avanti, il primo quotidiano socialista. Nel marzo del 1876 cade la destra storica e al governo subentra la sinistra guidata da Agostino De Pretis, che rimane ininterrottamente al potere fino al 1896. Intanto cresce il malcontento popolare a causa del carovita e delle pessime condizioni di vita degli operai. Nascono le Camere del Lavoro e le organizzazioni sindacali che hanno nello sciopero un formidabile strumento di lotta contro lo sfruttamento e i bassi salari. Nel 1893 presiede il governo Francesco Crispi. I tumulti e le agitazioni popolari vengono spesso soffocati nel sangue. Il 23 luglio del 1900 l'anarchico Gaetano Bresci assassina a Monza il re Umberto I. Il nuovo re è Vittorio Emanuele III. L'età che comunemente viene detta giolittiana e che va dal 1911 al 1914 è caratterizzata da una grande fiducia nella scienza e nel progresso. Essa viene definita la Belle Époque, la bella epoca nella quale tutto è stabile, sicuro, pacifico. L'uomo del Novecento guarda con speranza alle certezze delle magnifiche sorti e dai progressi dell'umanità. In realtà, la Belle Époque è l'estrema manifestazione della civiltà borghese, l'ultimo prolungarsi della cultura ottocentesca fino al 1914. L'inizio del nuovo secolo è salutato come l'inizio di una nuova era, della quale l'automobile, la luce elettrica, l'aeroplano, il fonografo, il cinema inventato dai fratelli Lumière nel 1896, il radiotelegrafo di Guglielmo Marconi sono le testimonianze più significative. La presenza del re e della regina alle manifestazioni delle varie mostre e le visite dei sovrani stranieri nel nostro paese sono la testimonianza del prestigio di cui gode l'Italia all'estero. A guidare questi anni fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è Giovanni Giolitti. Convinto assertore dei principi liberali,
Giolitti ritiene che la competizione tra le classi sociali deve essere lasciata al libero gioco della domanda e dell'offerta. Nei conflitti di classe, infatti, egli si rifiuta di ricorrere all'esercito per sostenere le posizioni dei padroni contro i lavoratori in sciopero. La città di Taranto, all'indomani dell'unità, conta poco meno di 28.000 abitanti, tutti concentrati nel borgo antico. L'isola è delimitata dalle mura che hanno due varchi, Porta Lecce e Porta Napoli. Al tramonto, un caporale della Guardia Nazionale, detto Profosso, provvede a serrarle e da quel momento tutti coloro che hanno attività prevalentemente agricole al di là del fosso non possono rientrare in città. L'economia è legata prevalentemente alla terra e ai piccoli commerci. I ceti borghesi piccoli e medio-alti trovano nella rendita fondiaria, nell'agricoltura e nei commerci le loro attività prevalenti. Mentre è soprattutto il mare che offre al popolo e alle classi più povere possibilità di lavoro e di sopravvivenza. Pesca, mitilicoltura, ostricoltura sono infatti le attività che le caratteristiche naturali della Taranto della seconda metà dell'Ottocento offrono spontaneamente agli abitanti. Il Mar Piccolo è infatti uno specchio d'acqua protetto che, per la sua particolare ubicazione e per le sue caratteristiche meteoclimatiche, offre alle ostriche e ai mitili l'ambiente adatto per svilupparsi e riprodursi. E poi quella della pesca e della molluschicoltura è un'attività che richiede certo una vera e propria arte, ma per essa non sono necessari investimenti di rilievo. Per questa ragione, pescatori e mitilicoltori abbondano nella Taranto post-unitaria. È un lavoro difficile e faticoso, ma i risultati non mancano. La produzione infatti dà loro ragione. In media, la produzione di ciascuna sciaia è di circa 800.000 ostriche all'anno e per tutte le sciaie di circa 27 milioni di ostriche, per un valore di circa 250.000 lire annue. Ma accanto alle attività legate al mare, prosperano anche iniziative abbastanza attive nel settore del commercio, soprattutto granaglie, cereali, legumi, orzo. Il cuore pulsante di queste attività sono Piazza Fontana e Porta Napoli, dove sono ubicati depositi e uffici. L'esponente più significativo di questa categoria di piccola borghesia mercantile e affaristica è certamente Carlo Cacace, suocero di Luigi Viola, fondatore del Museo Nazionale di Taranto, sindaco della città dal 1890 al 1891. Cacace ha davvero le caratteristiche dell'imprenditore. Inizia come esportatore di oli e cereali, fonda nel 1861 una succursale della Banca del Popolo di Firenze ed espande le sue attività anche fuori Taranto, a Massafra, sempre nel campo degli oli, a Brindisi e a Lecce nel campo dei concimi chimici e realizza la prima officina elettrica per l'illuminazione della città. Ma Cacace non è il solo imprenditore commerciale. Accanto a lui occorre citare anche Domenico Sebastio, barone di Santa Croce, napoletano che dà vita ad un'industria cotoniera ubicata a Porta Napoli. Commercia anche lui in oli, vini, frutta, formaggi e produce ostriche che esporta anche all'estero in barattoli di vetro. Morirà suicida nella stazione di Napoli, schiacciato dai debiti e perseguitato dagli usurai. In questo periodo, infatti, l'usura è una delle piaghe che affliggono il mondo economico della città. La succursale della Banca del Popolo di Firenze non basta per il volume degli affari di commercio che si svolgono, per cui molto spesso gli operatori economici sono costretti a rivolgersi all'usura pagando interessi esosi che spesso sono superiori al capitale. Per questa ragione viene creata una cassa di sconto col nome di Cassa Tarantina di Industria e Commercio. Nel 1875 la Banca del Popolo fallisce e Carlo Cacace, che era stato il fondatore della succursale di Taranto, ne eredita la ragione sociale trasformandola in quella di Fratelli Cacace Fu Michele e assumendo la rappresentanza del Banco di Napoli e del Credito Italiano.